Anche in questa 31esima domenica del tempo ordinario ci viene presentato un brano del Vangelo in cui si racconta di un incontro fra Gesù e un tale, una persona, di cui non si fa il nome ma si dice che cosa facesse nella sua vita, lo scriba, cioè un esperto della legge, un esperto della scrittura, colui che doveva trarre dalla scrittura quegli insegnamenti che poi diventavano anche precetti. La domanda, infatti, dello scriba a Gesù verte proprio su questo, sui precetti, quelli che dalla legge gli scribi avevano tratto fuori ed erano ben più che 600. E lui propone a Gesù in qualche modo un discernimento. Qual è il più importante di tutti? Alcuni vedono in questo una sorta di provocazione, quasi a trarre in inganno, lo sappiamo, nel Vangelo capita spesso Gesù. Dall'altra invece c'è chi dice no, probabilmente questo scriba è un uomo con coscienza che di fronte a più di 600 precetti tratti dalla legge si domanda davvero qual è il punto di riferimento su che organizza il tutto e dà un orientamento alla vita. Comunque sia, a questa domanda Gesù come al solito risponde andando ben oltre e come risponde allo scriba, risponde a tutti noi, siamo tutti un po' scriba nel senso che ogni tanto ci piace provocare il Signore quasi che lui non fosse all'altezza dei nostri problemi e delle nostre questioni. Talvolta invece, e speriamo sia la maggioranza delle volte, siamo quasi a invocare dal Signore punti di riferimento, che lui ci aiuti a fare discernimento, a mettere in ordine un po' i tanti valori, i criteri con cui dobbiamo vivere, in modo tale da dare un orientamento più sicuro alla nostra vita. Il Signore risponde con quello che noi chiamiamo il comandamento dell'amore, che riassume tutta la legge, certo, ed è il tema di questa domenica, è l'amore. Il Signore ci chiede di amare. Amare, amore sono temi molto usati, anche per certi aspetti abusati, anche in malo modo oggi si usa la parola amore per dire cose anche con l'amore hanno veramente poco a che fare. Non per questo dobbiamo ritirarci e di fronte anzi all'annuncio del Vangelo dobbiamo usare questa parola. Il Signore ci chiama ad amare, Lui che è venuto per amore nostro e ha dato la vita per amore nostro ci insegna la via, che è la via dell'amore. L'unica via che può mettere in qualche modo in ordine tutti i nostri desideri, pulsioni, in qualche modo aspirazioni. Solo se noi sapremo rispondere a questa vocazione all'amore, tutto avrà un senso e tutto ci porterà gioia, felicità nel nostro cuore. Gesù traccia con la sua risposta alcuni punti di riferimento per capire qual è il vero amore. Innanzitutto, l'amore vero è un amore che ascolta. Noi sappiamo che quando soprattutto preghiamo, la prima consapevolezza non è tanto quella delle cose da dire al Signore, ma la prima consapevolezza da avere è quella che Lui c'è e ci ascolta. Questa è la nostra fede. Il Signore c'è e ci ascolta. E se ci ascolta vuol dire che ha pazienza verso di noi, vuol dire che ci vuole bene, vuol dire che ci ama. E allora la preghiera è sempre un'esperienza d'amore, al di là di quello che noi diciamo. È prima di tutto l'esperienza veramente dell'amore di Dio verso di noi. Certo, un amore che poi ci chiede di plasmare, di orientare la nostra vita sempre su questo amore che Lui ci insegna, quindi anche noi essere uomini e donne che sanno ascoltare. È ascoltando che noi possiamo comunicare amore perché diciamo che siamo presenti, e che vogliamo dare importanza a chi abbiamo di fronte, anzi vogliamo il loro bene, e questo lo possiamo declinare in famiglia, nelle nostre comunità parrocchiali, a tutti i livelli. Possiamo dirci invitati all'ascolto, che sia un atto di amore verso gli altri. Non solo, ma Gesù ci invita anche a far sì che il nostro amare sia sempre un essere per. Il Signore è venuto per noi. Il Signore, lo ripetiamo nella Messa, ha dato il suo corpo e il suo sangue per noi e per tutti. Per. Ecco, la nostra vita deve essere anch'essa per. Solo così, solo in questa apertura, la nostra vita si rigenererà continuamente e darà il meglio di sé. Una chiusura diventa quell'egoismo che fa di noi persone innanzitutto scontente e persone che nella loro mediocrità interiore si ripiegano su se stesse e in qualche modo soffocano quella che potrebbe essere la bellezza invece di una vita che ha nel dono, nell'essere per, nell'essere aperti,
la sua realizzazione migliore. E infine il Signore chiede in questo comandamento di amare come si ama se stessi, ricordandoci che noi dobbiamo amare noi stessi nel senso più bello, cioè cercando il nostro vero bene sempre. Noi troppo spesso cerchiamo beni più che il bene della nostra vita, cerchiamo piccole soddisfazioni che noi pensiamo essere grandi soddisfazioni, invece sono piccole perché non dissetano quello che è l'aspirazione più profonda. E come amiamo noi stessi, dobbiamo imparare ad amare gli altri, cioè cercando il loro bene, il loro vero bene, e non semplicemente alcuni piccoli loro desideri o interessi. Anche questo, declinato in famiglia, declinato nelle comunità, nella società civile, può diventare un punto di riferimento importante. Certo, il Signore ci chiede un amore fedele, un amore totale, con tutto il cuore. Sì, perché l'amore o è totale o non è vero amore. Nessuno ama sentirsi amato in parte. È vero, è così. E il nostro cuore è capace, perché è il cuore che è plasmato dall'amore di Dio. E così diventa l'impegno di questa domenica crescere nella esperienza dell'amore del Signore per essere anche noi capaci di vero amore.